Noi non pensiamo che sia opportuno strappare gli F-24, noi pensiamo piuttosto che sia opportuno da quell'F-24 pagare solo ed esclusivamente il 15%. Mentre le disdette per hotel, ristoranti e caffè continuano ad arrivare a raffica, tutela nazionale imprese torna alla carica. Il tema è quello dell'equità fiscale e l'intenzione è pagare il 15% di tasse, aliquota dal forte valore simbolico. Perché il 15%? Il 15% per questo motivo qua, quello che vedete qua. Eccolo qua. Le multinazionali, è stato deciso a livello europeo che sia cosa buona e giusta che paghino il 15%, quindi anche noi ci vogliamo adeguare. A questo punto, se c'è un ministero, c'è un ministro alle pari opportunità, parliamone, perché noi vogliamo pagare come le multinazionali che hanno fatturati da 750 milioni di euro in su, vogliamo pagare anche noi la stessa cifra. Così almeno risolviamo anche la questione della pressione fiscale. Lo strumento scelto è una petizione online che servirà a raccogliere quante più adesioni possibili. Stavolta però non si tratta di una richiesta, quanto piuttosto dell'annuncio di una decisione già presa. La petizione sarà aperta a tutti e sarà l'occasione per riflettere anche su altre questioni. Andiamo a ridiscutere delle bollette. Andiamo a ridiscutere dei voucher, andiamo a ridiscutere della cassa integrazione, andiamo a ridiscutere di tutti gli argomenti che abbiamo già trattato in passato, che stiamo continuando a trattare e che vogliamo portare avanti. Chiunque abbia una piccola o media impresa e vuole aderire a questa iniziativa, noi siamo qua. Potete trovare la petizione sulla pagina di TNI, alle mie spalle, Tutela Nazionale Imprese. Quindi questa è la nostra battaglia. Signori, qui si tratta di vita o di morte lavorativa.